Questa è Saturo, l'antica Satyrion. Qui, nel 706 a.C., arrivarono Falanto e gli Spartani, chiamati Parteni perché figli delle vergini di Sparta. Arrivarono qui e si spostarono di qualche chilometro verso occidente. Lì incontrarono gli Iapigi e li sconfissero. Questo aveva detto l'oracolo di Delfi. Voi sarete il tormento degli Iapigi. Stanchi della battaglia, si addormentarono sulla terra. E Falanto, che ancora doveva risolvere l'ultimo enigma che l'oracolo di Delfi gli aveva posto, e cioè tu fonderai la tua città laddove vedrai piovere dal cielo sereno, si addormentò sulle gambe di Etra, sua moglie. Etra, innamorata di Falanto e dispiaciuta per la stanchezza che il suo uomo dimostrava, cominciò a piangere. Queste lacrime colpirono il volto di Falanto. Lui si risvegliò e vide il viso di Etra incorniciato dal cielo e capì. Perché Etra in greco dorico antico significa sereno. Capì che era arrivato in quel posto in cui dal sereno, dal cielo sereno, stava piovendo. E lì fondò la città. Come una madre che dà con dolore la vita a un proprio figlio, piangendo, così le lacrime di Etra furono il dono che gli Spartani qui arrivati fecero a Sparta, la sua figlia Taras, quella che oggi si chiama Taranto. Taranto dunque è nata da un atto di amore. Quando si arriva a Taranto si incontra subito l'isola, dalla parte alta, quella che affaccia sul Mar Grande, e si notano queste torri con questi camini, tra cui quello più alto, che è un camino molto molto velenoso perché tira fuori tanti veleni. Dopo che si è arrivati da quella parte, si entra nel Mar Piccolo. Nel Mar Piccolo si vedono sempre questi insediamenti industriali che lasciano nell'aria del veleno. E qui le case. Io qui sono vissuta da quando avevo 6 anni. E qui sotto si pescava. Ci abbiamo sui tamburi e anche al borgo. Si raccolgono tutti i minerali che hanno sì carbone ma anche ferro. Questa donna col marito vorrebbero vendere questa casa, vorrebbero lasciare i tamburi. E il suo sogno è quella di avere una bella casetta con un giardino, me l'ha sempre detto. Questa è una scuola dei tamburi con un giocattolo abbandonato, ci sono delle transenne che proibiscono di poter accedere. Queste sono giardini dove i bambini non hanno potuto giocare, ora hanno iniziato a fare anche delle bonifiche, ma se la causa dell'inquinamento non viene tolta, bonificare non serve a nulla perché si riformano i veleni e di nuovo i bimbi non possono vivere la loro vita di bambini. Noi abbiamo moltissime vittime. Se guardiamo ci sono tanti bambini. Questo bambino, io ho chiesto il permesso al padre se potessi fare la foto al suo cartello e lui ha detto sì, io l'ho fatto proprio apposta, quello di venire alla manifestazione, portare questo cartello con la foto di mio figlio in ospedale. E questo bambino non c'è più, un bambino che ci ha lasciati, è diventato un angelo. Ecco, tutto è partito di qua.
Questo è un grande combattente, un uomo che ha dato moltissimo alla causa dell'ambientalista della città. E grazie a lui che si sono scoperte tante cose rispetto ai veleni che respiravamo, che mangiavamo e mangiamo. E quindi Fabio Matacchiera non può che essere citato e ricordato proprio per la sua grande passione, e ne siamo grati per questo. Quando io notavo, vedevo gli scempi e molte volte ho notato anche dove era l'acqua inquinata, magari c'erano delle sostanze inquinanti che galleggiavano, comunque spazzatura, di tutto, cioè, mi sono notato in tutti i posti più incredibili e quindi chiaramente questo aumentava la mia rabbia, mi sentivo oltraggiato, offeso per quello che i cittadini e tante persone fanno in maniera irresponsabile. Incredibile, guardate cosa c'è davanti agli scarichi dell'Ilva di Taranto. Sembra che dai fondali sia depositato tanto di quella sostanza catramosa, oleosa, adesso bisogna verificare, ma sappiamo benissimo che è ricca di idrocarburi policiclici aromatici, ci sono già delle analisi. Guardate, incredibile, guardate, è una cosa incredibile. Pazzesco, guardate, siamo dei campioni. Non solo, hanno anche contaminato questo specchio di acqua che è il primo seno del Mar Piccolo. Qui le cozze sono state pesantemente inquinate dalla diossina. Questa zona qui, che è il centro storico di Taranto, degli antichi pescatori, è un'area di grande pregio storico, ma che è caduta in rovina. È come se questa, che veniva considerata la modernità, avesse attirato tutta l'attenzione della politica e questa invece fosse stata considerata una parte vecchia, un ingombro del passato. Taranto è formata dall'area industriale, qui c'è un'acciaieria, un cementificio e una raffineria. Questa zona scura, nera, è la zona dell'Ilva, in particolare i parchi minerali e la cosiddetta area a caldo, che è la parte più inquinata e inquinante. Quando venne realizzato all'inizio degli anni 60 questo polo industriale,
lo si è fatto proprio attaccato alla città. Non è stato questo quartiere che è nato dopo l'industria, è stata l'industria che è sorta attaccata al quartiere. Questa è l'area dell'Ilva, nata come area Italsider. Qui ci sono i nastri trasportatori che portano il minerale di ferro, qui arrivano le navi, portano il minerale di ferro con un nastro trasportatore qui nel parco minerali. Quindi per risparmiare qualche chilometro di nastro trasportatore è stato inquinato un intero quartiere. Questo è il mostro per eccellenza di Taranto, portato per i primi anni benessere, economia, però ovviamente si è trascurato negli anni quelle che potevano essere le conseguenze, il cancro. Il cancro è la conseguenza più devastante di quella che è l'occupazione di questa città, di quella che è l'occupazione di questo mostro. Ci abbiamo gli altoforni che producono gli IPA, ci abbiamo le batterie che producono il benzopirene, ci abbiamo il camino E312 che convoglia in aria le diossine, ma anche i parchi minerali, voglio dire. La parte più inquinante dello stabilimento è proprio questa, è proprio quella in prossimità del quartiere. La parte che devasta più di tutte all'interno dello stabilimento, soprattutto per quello che è l'impatto in aria, è proprio questa, è proprio questa. In realtà non esiste una parte non inquinante dello stabilimento. Sono un lavoratore della fabbrica che vive a due passi dallo stabilimento. Io abito al quartiere Tamburi. Quando soffio il vento di tramontana, il vento che viene dal nord, sul quartiere, sulla città, arriva un pulviscolo nero che si insinua ovunque. Quello è lo stabilimento, letteralmente attaccato al quartiere Tamburi, che è uno dei più popolosi di questa città, è uno dei quartieri più vivi, è uno dei quartieri più storici di questa città. Mio nonno, che è novantenne, mi racconta che qui negli anni 40 e 50 la gente veniva di fronte al quartiere Tamburi, dall'altra parte del Primo Seno, per venire a respirare l'aria buona. I bimbi, quelli più esposti, quelli più piccoli, vengono a scuola a 100 metri dallo stabilimento industriale. Cioè, lì abbiamo la fabbrica, a 70-80 metri abbiamo la fabbrica, e qui sotto abbiamo una scuola materna, elementare, e poco più avanti una scuola media. Diciamo che il massimo della consapevolezza l'ho raggiunta qualche anno dopo, con la morte di un carissimo amico che abita praticamente alle spalle di queste collinette. C'è l'azienda, la statale, le collinette, e c'è l'abitazione di un mio carissimo amico. Ci ha lasciati a 34 anni per un cancro aggressivissimo al cervello. Ha combattuto con la malattia per qualche anno, circa 10, e poi non ce l'ha fatta più, ha vinto la malattia, ha vinto l'Elva.
Sono tutte così. Forse nessun'altra città al mondo hanno uno stabilimento del genere con un cimitero attaccato. Cioè, praticamente non possono riposare in pace neanche i morti. Saranno un 100 metri, 100-150 metri. Qua quando c'è il vento te ne devi scappare. Questo è tutto minerale, vedi? Confermiamo che questa è anche polvere di ferro. E alcune volte trovo anche dei pezzi più grossi di minerale, quindi presumo sia, non lo so, non sono molto esperto, del minerale più grosso, delle polveri più grosse, diciamo. Cimali. Ecco, vedete qua? Ultima pulizia il 18 ottobre. Immaginate questa polvere per 50 anni che l'ha respirata. Come ce li ha i polmoni. La situazione non è cambiata per niente. Lo stesso problema ci abbiamo noi, che è la nostra casa. No, per farvi capire, noi in 50 anni che viviamo qua, quanto ne abbiamo respirato? Non si capisce. E ancora i problemi esistono ancora. Questa è una realtà, eh. Ce la porteremo chissà per quanti anni. Io spero che almeno se la devono modificare, che almeno coprissero i parchi minerali. Ma... Si diceva che c'era una pioggia di soldi per fare questi lavori qua, questi... Tra il dire e il fare, ma guarda, questa è una calamita. Io ho perso tre persone, mio padre, mio suocero e la zia di mia... diciamo, e la sorella di mia... Ma tutti nei tamburi abbiamo un morto in famiglia, oppure... E chi è che non c'è? Causa di malattia. Quando hanno aperto le tassi? Ma all'epoca non si sapeva. Tutti. Abbiamo voluto i soldi, sai, io signora, ho perso tanti casi. All'epoca prima non si sapeva niente, signora. Non dovete fare questi ragionamenti. No, non è come dici tu. Se come non è come dico io? I figli nostri ci hanno a mangiare. Vedi? Vedi, è la signora, ma voi volete bene ai vostri nipoti, signora? Io voglio Io voglio bene pure a voi. No, voi non volete bene. Non è come altrimenti, non prendevate il posto del libro, signora. Come no. Dici tu, no. Questo no. Si doveva fare 60 anni fa. 60 anni fa non si sapeva niente della diossina. Dici tu, perché mia mamma è morta di tumore 60 anni fa. All'intestino. Sapevate che era l'Ilva la causa? Ma per favore. Io non ci stavo proprio lì. Cosa è andato? Ma che stiamo morendo di fame, signora, che state dicendo, signora? Si sono fatte le ville, si sono fatte le case. Dite la verità. Eppure sei giovane. Allora siete favorevole voi a che sta l'Ilva? Sì, sono favorevole. Signora, vergognatevi e basta. Vergogno, vi dovete vergognare. E tu che ti vergognate. Devi fare? E tu che devi fare? Io mamma. Sono intelligente. Salve. I tumori esistono. Mia mamma è morta. Signora. Mia mamma è morta nel 60. Signora. Dove stava l'Ilva nel 60? I tumori ci sono dappertutto. Perché a Milano non ci sono. I tumori ci sono. A Roma non però, ci sono. Signora, mi fate a parlare? Non ci sono. Vi dico perché sono intelligente. I tumori ci sono dappertutto. Anche dove non c'è l'Ilva. È vero che qua sta questo fatto. C'è un'influenza maggiore. C'è un'influenza maggiore per causa dell'Ilva. Signora, ecco, i tumori ci sono. Però per l'incidenza a Taranto è maggiore. È maggiore. Come facciamo? E si devono trovare le alternative. Li devono trovare le alternative, non si può più morire così. Ad Ostè, la devono creare. Per smantellare l'Ilva. Io sono la prima che fa. Per smantellare l'Ilva ci vogliono almeno 30 anni. Io sto lottando per mia figlia, io abito sotto i parchi minerali, signora. Non, so, non posso andare a comprarmi un'altra casa. Lo so. E chi se la può comprare, figlio? Io non mi posso comprare un'altra casa perché non ho la possibilità. Mio marito pure è morto di tumore, però mio marito lavorava sulle petroline. Ci stanno prendendo in giro. O sto sbagliando?
Ci stanno prendendo in giro. Io non è che voglio né difendere un solo. Stanno prendendo in giro. Ma lei deve dire la verità. La verità. Signora, sì. Quella realtà deve essere chiusa perché ecco. In America no, chiedo scusa. Signora, io ho i parenti di... Allora, sapete quante persone lavorano all'Ilva? Sì. 13.000 paesani. Ognuno quando smonta di lavorare se ne va nel paese suo e respira l'aria pulita. 2.000 tarantine, signora, 2.000 tarantine lavorano a tale. Ma io dico, se noi chiudiamo là, mi devi dire... Salviamo la vita dei nostri figli, signora. Ma io voglio... Salviamo la vita dei nostri figli. Girano gli orribili dinosauri di metallo. Via gli olivi, via le vecchie casupole, via le cicale e l'antico incanto mediterraneo, via. Le bestiali macchine vogliono fare il deserto. Una landa piatta senza un filo d'erba. L'hanno già fatto. Poche ore sono bastate a cancellare i millenni. E adesso bestioni preistorici, mugolanti di soddisfazione, tra il sole e il polverone, insistono a stelare, pestare, livellare. Ma perché hanno devastato così? Perché gli olivi, il sole e le cicale significavano sonno, abbandono, rassegnazione, miseria. E ora qui invece gli uomini hanno costruito una cattedrale immensa di metallo e di vetro per scatenarvi dentro il mostro infuocato che si chiama acciaio e che significa vita. Sintomo importante che interessa anche l'uomo della strada, perché l'acciaio è un po' il simbolo del lavoro, della prosperità. Se si produce molto acciaio, vuol dire che un paese sta bene. Cosa dicono infatti i grandi della terra per far sapere come sono bravi? Dicono: quest'anno abbiamo prodotto tanti milioni di tonnellate d'acciaio, molto più dell'anno passato. Ci hanno pensato su lungamente prima di decidere un'impresa così gigantesca. Hanno deciso di sì. E questa cittadella nuova per il sud è come una strepitosa iniezione di sangue, come un'esplosione di forza. Là dove tutto ristagnava da secoli, come una strepitosa carica di vita calata improvvisamente fra gli ulivi, fra gli antichissimi, sonnolenti ulivi, e subito intorno si propaga una scossa, un fremito, un risveglio. Sì, il lavoro, i soldi, il mangiare meglio, perché vergognarsi? Mi trovo qui provvisoriamente sui carroponti, ma non appena il cantiere andrà in funzione mi daranno il mio posto di lavoro. Poi cantiere navale di Taranto. Sono passato qui col siderurgico e faccio manovratore. Sono di Massafra, ho lavorato con l'irrigazione, adesso sono passato al tubificio. Ho sentito dire che a Taranto sarà il più grande stabilimento d'Europa. Questa è una bella cosa per noi. Ieri non c'era niente e oggi, domani, ci sarà un'acciaieria. Non vogliamo dire la felicità, ci mancherebbe altro. Però... Sì, Angela, buonasera, sono Anita. Come sta? Sì, ho avuto il suo numero da Luciano Manna e mi diceva che magari lei poteva essere disponibile come mamma di tamburi per raccontarci un po' qual è la situazione lì nel quartiere. Allora, buongiorno. Dicono che Taranto è bella. È vero, Taranto è bella. Ma dico io, ma dove viviamo? Io vivo nel quartiere Tamburi, in via di Vincentis. Io e mio marito abbiamo 3 bambini. Anzi, scusate, volevo dire che noi abitiamo nel quartiere più sporco e puzzolente che c'è. È una vergogna.
siamo arrivati nel vivere con i tubi sotto casa che escono da una fogna. Si parla di minerale, è vero, anche quello non è da meno. Anzi, i miei bambini quando stanno scalzi per terra diventano neri, i piedi neri. Posso anche lavare 3-4 volte al giorno, i piedi sono sempre neri. Non si può vivere così, con il rischio che ci vengano delle infezioni, perché diciamo, questo sporco fa venire solamente delle infezioni respiratorie perché c'è una puzza incredibile. Oppure ci potrebbe anche far venire delle infezioni sulla pelle perché non possiamo neanche stare più a contatto con la natura. Buonasera Anita, sono Umberto Tollino. So che siete qui a Taranto per quanto riguarda i problemi dell'Ilva. Posso dare anche io un contributo se vuoi, Mi farebbe molto molto piacere. Ciao Anita, ciao. Allora, qui un carissimo amico, che io sappia non ha mai fumato e bevuto, è morto con il tumore. Andiamo avanti. Qui un paio di persone sono morte con il cancro. Qui abitava mio suocero. Non ha mai fumato e bevuto questo signore, mio suocero, mai bevuto e fumato. Anche lui è morto con il cancro allo stomaco. Molto probabilmente provocato da quella schifezza là. Scusate, sono incazzato perché morire così per l'Ilva. Poi qua abbiamo un'altra signora, giovanissima, morta anche lì con il cancro al seno. Qui Peppe Corisi, grande battagliero, 20 anni fa si iniziavano a fare le prime guerre, le prime battaglie, però nessuno si presentava a queste manifestazioni. Poi pian piano la gente ha incominciato a capire veramente cos'era l'Ilva. Quindi oggi siamo arrivati a questo punto. È l'emozione, scusate. Tutto questo palazzo è stato sterminato dal cancro, purtroppo, ahimè. E i bambini che proprio non si contano più i bambini. Leucemie, tumori, già nella pancia della madre hanno scoperto il tumore in testa ai bambini. È finito il mondo. Cioè un bambino che ancora deve nascere già il tumore in testa, è finito il mondo. È finito il mondo. Nel 2008 invece si è scoperto che all'Ilva aveva contaminato tutti i nostri terreni e di conseguenza i nostri animali. A dicembre di quell'anno, il 10 dicembre del 2008, vengono prelevati, caricati sui camion, fecero 4 viaggi e il giorno dopo, l'11 dicembre, sono stati abbattuti tutti nel macello di Conversano. È stato un giorno abbastanza particolare perché avevamo la consapevolezza che si andava a chiudere un ciclo vitale che durava da tantissimo tempo. Quindi a quel giorno pioveva anche tanto. Ha iniziato anche a piovere, non subito, ma più o meno a metà mattinata. Anche il cielo ha iniziato a piangere su questa tragedia. Ma soprattutto poi è stata anche la notte drammatica perché non riuscivamo a dormire, perché noi ci siamo sempre addormentati con il suono degli animali, quindi il belato degli animali, le campane che si muovevano nell'ovile. Invece quella notte calò un silenzio rumoroso, io l'ho sempre chiamato così, perché talmente silenzioso da rimbombare nella testa e non ci ha fatto dormire quella notte particolarmente, ma devo dire che anche nelle notti successive abbiamo avuto grosse difficoltà ad addormentarci, perché noi siamo nati e siamo cresciuti con quei suoni tipici dell'avere un gregge in masseria, cosa che non è più accaduta da quell'anno. La mia famiglia ancora di più piangeva, è normale, soprattutto papà che con quegli animali ci era cresciuto più di noi, no? Aveva passato più tempo, quindi è chiaro che un giorno tristissimo, una sensazione bruttissima. Non è così facile prendere sonno e riuscire a dormire tutta la notte. Cioè, ha stravolto tutto un ciclo vitale.
perché la nostra vita era scandita anche dai ritmi degli animali, quindi insomma venendo a mancare loro è venuta a mancare buona parte del nostro ciclo vitale. Ci ha cambiato l'esistenza quella vicenda. Così stiamo risolvendo il problema di Taranto, ammazzando le pecore. Anche se fanno le analisi ai cittadini di Taranto, troveranno la diossina nel loro sangue. Poi che facciamo? Abbattiamo anche i cittadini? Io ci ho rimesso un rene per un tumore a 30 anni. Non è una cosa simpatica. E mia madre l'ho vista morire di tumore. Oggi vanno al macello le pecore, ma anche i cittadini di Taranto stanno andando al macello. Quella è la targa. È stata pulita più volte perché la polvere la oscurava totalmente e questa targa dice: nei giorni di vento nord-nord-ovest veniamo sepolti da polveri di minerale e soffocati da esalazioni di gas provenienti dalla zona industriale Ilva. Per tutto questo gli stessi maledicono coloro che possono fare e non fanno nulla per riparare. Quando all'inizio degli anni 60 hanno incominciato a costruire Little Cedar, la gente non si è ribellata perché Taranto e la zona attorno a Taranto era considerata un'area in cui si potevano fare esperimenti di ogni tipo. Allora sono diverse le sostanze. C'è policlorobifenili, PCB, beriglio, metalli pesanti ed altre sostanze
che costituiscono una miscela velenosa, per cui le polveri che si poggiano, oltre che sui terreni, sui balconi, nelle case, è una polvere che ha un potere mortale di gran lunga superiore alle polveri di altre città. Solamente nel 2005 è venuto fuori questo dato, cioè che la diossina veniva prodotta, veniva sprigionata dall'impianto di sinterizzazione. Fino al 2005 nessuno sapeva niente della diossina. E abbiamo dovuto aspettare 3 anni che si scoprisse che quella diossina era ricaduta sul territorio e che probabilmente aveva contaminato la catena alimentare. Abbiamo dovuto aspettare 3 anni perché si mettesse in moto il meccanismo della presa di coscienza da parte dei cittadini che c'era un collegamento tra la salute e l'ambiente. Ma no, va bene, qua non ci sono manco dei bambini che proteggono lì. Cazzo cammino, è pazzesco, è enorme proprio, ma dove? Con un nuovo provvedimento a sorpresa notificato ieri sera all'Ilva, il GIP Patrizia Todisco conferma il sequestro delle aree a caldo del siderurgico più grande d'Europa. Il GIP ribadisce quindi che l'acciaieria dovrà risanare gli impianti posti sotto sequestro senza prevederne alcuna facoltà d'uso a fini produttivi. Perché, chiarisce il giudice, il territorio di Taranto si trova in una situazione di emergenza ambientale e sanitaria grave e attualissima. L'azienda ha immediatamente impugnato il provvedimento del GIP, una scelta insostenibile, dichiarano i vertici dell'Ilva, perché spegnere gli impianti, fermare il cuore produttivo, vale a dire la chiusura definitiva degli impianti di un'azienda che dà lavoro a 12.000 persone. La Camera approva il decreto legge già ribattezzato con disapprovazione del ministro Clini, salva Ilva. Il testo definisce strategici gli impianti di interesse nazionale, tra cui il siderurgico di Taranto, a cui deve essere garantita la continuità produttiva anche durante l'adeguamento degli impianti alle nuove normative ambientali. Los empleados que hoy están en cólera y que volvieron a manifestarse el jueves contra el cierre de la planta. Un cierre que para ellos y para el gobierno supondría una catástrofe nacional. Lo único que queremos es trabajar, solo eso. Porque queremos traer dinero a casa, tenemos muchas deudas y queremos pagarlas. Por favor, dejadnos trabajar, es lo único que pedimos. Fateci lavorare, quello chiediamo noi. Es el dilema de Ilva. Los trabajadores afirman que prefieren morir de cáncer que de hambre. En Taranto nadie se muere de hambre. Este eslogan es exagerado. Mucha gente muere por culpa del cáncer, eso sí. Hemos consultado con expertos medioambientales y nos han dicho que si comparáramos la tasa de benzopireno con tabaco, sería como si cada niniño de la ciudad inhalara el humo de 1000 cigarrillos al año. Esattamente le ore 3. Le ore 3 della notte tra il 12 e il 13 marzo. L'altoforno 5. Sembra che siano iniziate le fasi preliminari di spegnimento dell'altoforno 5, incredibili queste emissioni dall'altoforno 5, incredibili. L'AFO 5, il più grande d'Europa, viene avviato allo spegnimento, lo stanno adesso portando al riscaldo, quindi a una situazione di poter quindi arrivare a temperature molto più basse e fino allo spegnimento nei prossimi giorni. Quello che si sta vedendo adesso è veramente incredibile. Guardate l'aria, guardate cosa ci sta succedendo, guardate. Sono con una maschera antigas perché si sente, gli occhi possono bruciare, quando tolgo la maschera gli occhi bruciano. Pazzesco! Dall'altoforno più grande d'Europa. Nube imponenti che durano, guardate, si elevano sugli strati più alti dell'atmosfera, salgono e si spostano, guardate, la città di Taranto adesso è invasa. Quello era il più grande altoforno d'Europa che purtroppo stava condannando Taranto. E quindi ero lì solo di fronte a questo spettacolo incredibile che potete vedere ormai nei filmati. Questo per me, quella notte per me, stare solo mi mortificava.
perché avrei voluto avere la compagnia di tante persone che sono, sembrano essere per questo, cioè per la fine di questa storia indecente di inquinamento pressante che purtroppo gravava e grave ancora sulle teste dei tarantini, sulla gente. Quello che si sta vedendo adesso è veramente incredibile. Questa grande industria non sarà mai chiusa per volere della politica, perché la politica non è in grado di chiudere un impianto, un insieme di impianti così importanti, grossi, attorno ai quali gravitano degli interessi enormi e migliaia di persone che lavorano, che dipendono appunto da questa grande industria. Questo è quello che è uscito? Questa è una calamita? Questo è quello che accade? Minerali di ferro, nei parchi minerali Ilva e nelle zone a nord, di scariche dello stabilimento Ilva di Taranto, vengono stoccati rifiuti speciali, cioè cumuli di rifiuti speciali derivanti il ciclo produttivo dell'Ilva. Questo è quello che accade. Sulla testa dei cittadini del Tamburi giunge minerali di ferro e rifiuti speciali derivanti il ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto. Quindi, aspettate che parlerò con tutti. Okay. Ero andato lì, mi hanno detto ci sono gli operai là. E noi siamo operai. Colleghi, siamo operai. Parlerò anche con voi. Anche quelli sono colleghi. Loro sono la voce dei segretari. Parliamo di segretari che non conoscono gli impianti, presidente. Parlerò anche con voi. Presidente, venite voi a fare il ciclo sugli impianti. Parlo con tutti, però. Presidente. Con calma, con ordine. Presidente, si muore a Taranto, si muore a Taranto. Noi stiamo morendo. Noi ci vediamo, presidente! Noi ci vediamo! Premier che non si sottrae al duro confronto con gli operai e con coloro che vogliono la chiusura dello stabilimento. Qui c'è stata delusione, angoscia, paura, oggi c'è rabbia. Io ho incontrato la rabbia, ho guardato la rabbia in faccia, la gente che non ne può più, che la gente che è esasperata. E oggi a Taranto c'è la chiara percezione che il diritto al lavoro marci in una direzione, il diritto alla salute dell'altra. Questo noi non lo possiamo permettere. Io non sono un venditore di fumo. Lei non può pensare che vengo qui dopo qualche ora, dopo due giorni che stiamo studiando in emergenza, io ho le soluzioni. A, non sono un superuomo. A, B, non sono un fenomeno. Essendo un uomo normale, se ci fosse stata la soluzione così a portata di mano, sarebbe stata già realizzata. Abbiamo risolto la crisi Ilva. Certo, noi in campagna elettorale avevamo detto che volevamo la riconversione economica con la chiusura dello stabilimento. Poi siamo arrivati qui e in un cassetto abbiamo trovato un contratto con cui il precedente governo si era già impegnato con un privato e che non si poteva annullare, nonostante la gara per arrivare a quel contratto fosse illegittima. Arrivata a quel punto, avendo scoperto che era illegittima, avendo scoperto che non si poteva annullare, abbiamo cercato di ottenere il meglio. Abbiamo fatto meglio di quelli di prima. Nessun esubero, nessun licenziato all'Ilva di Taranto. Tutti assunti
con l'articolo 18, quindi non con il Jobs Act. Abbiamo installato tecnologie a Taranto che riducono del 20% le emissioni nocive e tutti i termini di realizzazione degli interventi ambientali per garantire la salute dei cittadini di Taranto si sono accorciati. È stata la prima notizia dei giornali per qualche minuto. Vorrei partire da una dichiarazione del ministro Di Maio dell'8 settembre scorso, con la quale annunciava che ci sarebbe stato un taglio delle emissioni nocive dello stabilimento siderurgico. La dichiarazione è stata questa: abbiamo installato tecnologie a Taranto che riducono del 20% le emissioni nocive. Questa è una dichiarazione contenuta in un videomessaggio con cui veniva diffuso un rassicurante messaggio a tutti gli italiani che le cose sarebbero andate in maniera positiva. E noi avevamo già previsto che questo non era possibile, però abbiamo aspettato i dati delle centraline ARPA e delle centraline dell'ISPRA. Sono dati ufficiali e vorrei che il ministro riflettesse per le prossime volte, quando annuncia una cosa come sicura, che tutto questo diventa pubblicità ingannevole quando non si verifica. La notizia che veniva data in tutta Italia era meno 20% di emissioni nocive perché erano state installate tecnologie che non sono mai state installate. Ministro, non sono mai state installate, mi guardi, non sono mai state installate. Questa è pubblicità ingannevole. E invece del taglio del 20% delle emissioni sui 5 mesi di attività di ArcelorMittal, non abbiamo avuto un taglio del 20% delle emissioni, ma in cokeria abbiamo avuto un aumento del 23% delle emissioni di polveri sottili reputate cancerogene dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro. Non abbiamo avuto un 20% di taglio delle emissioni, ma un più 32% delle PM2,5, anch'esso ritenuto cancerogeno dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro. Signor Ministro, non abbiamo avuto un taglio del 20% delle emissioni, ma un aumento del 92% degli idrocarburi policiclici aromatici nella cokeria Ilva. E gli idrocarburi policiclici aromatici sono cancerogeni. Si devono vergognare tutti quanti. Ogni presidente del Consiglio che è andato, Renzi, non ho paura di dirlo, Renzi, Monti, l'altro Letta, pure Berlusconi, hanno distrutto Taranto e la stanno continuando a distruggere. Si devono vergognare e basta. Stiamo morendo tutti di tumore. Una strage. Noi siamo fratelli. Abbiamo perso nostro padre che aveva 49 anni. Tumore polmonare. Mia madre ha avuto il tumore. Mia moglie ha avuto il tumore. Mio suocero abitava qua ed è morto col tumore. Io adesso, ecco, la lotta che noi facciamo è soprattutto per i nostri figli. I nostri figli. Se noi siamo già pieni noi. Quindi speriamo che si sviluppa più tardi possibile. Sappiamo, siamo consapevoli che di quella morte muore Taranto. Tutta la città doveva lottare, tutta la città. Siamo sempre quattro gatti a lottare. Purtroppo il problema rimane sempre. E nonostante tutto ci sia, dicono che questo dà lavoro, c'è il 40%, no, che 40-50% di disoccupazione. I colpevoli, lo Stato. I nostri politici che hanno dimostrato di non essere in grado, di non essere affidabili, di non essere all'altezza di fronteggiare un business di questo genere, politico, economico, e un'azienda talmente imponente che non si può sicuramente debellare, ma si sta spegnendo da sola. E questo, il processo è già molto ben avviato e secondo me i risultati li vedremo prossimamente. No!
futuro dipende da noi, potrebbe essere un futuro di rinascita, di speranza, se viene cambiata la mentalità, la cultura e soprattutto se nella scuola, io sono un insegnante, si incominci a studiare come costruire il futuro. Quindi a riconvertire l'economia, a preparare nuovi mestieri, a creare professionalità che non siano più le professionalità asservite alla grande industria inquinante. Sarebbe bello, ad esempio, nella scuola studiare come disinquinare, come andare verso una economia circolare, verso uno sviluppo sostenibile, verso la green economy, verso le energie rinnovabili. Questo dovrebbe essere il futuro, che parte proprio dai giovani, parte dalla volontà di costruire un'alternativa. Se non riusciremo a fare questo, se ci perderemo nei bisticci e negli slogan, il futuro potrebbe essere un futuro uguale al presente o un futuro di decadenza, per cui alla fine i ragazzi che potranno andranno via da Taranto e Taranto sarà abbandonata. Io purtroppo registro questo, che entrando nelle classi e chiedendo agli studenti ma voi volete rimanere a Taranto? Uno studente su due dice no, io voglio andare via. Se non si crea una prospettiva per Taranto che sia una prospettiva interessante, i giovani scapperanno. E temo che questo potrebbe essere il lato oscuro del futuro. Siamo nei terreni della masseria del Carmine, dove nel 2008 sono stati abbattuti 605 capi di bestiame perché fortemente contaminati dalla diossina. Non abbiamo più potuto lavorare, quindi ci è venuta l'idea di seminare questa pianta. Questa è una pianta di canapa, perché è una pianta che comunque bonifica e assorbe i veleni, quindi si possono costruire appartamenti in calce e canapa e legno, eliminando addirittura l'acciaio. Si possono ristrutturare appartamenti in calce e canapa, si può utilizzare per uso tessile, quindi per costruire, fabbricare anche giubbotti, pantaloni, scarpe, sacchi, come carta ad esempio. In 6 mesi si ha il raccolto finito, quindi non ci sarebbe bisogno di abbattere tantissime foreste come si fa oggi per avere la cellulosa. Per uso alimentare, quindi si fa la farina, si fa l'olio, di là si possono fare dolci, pane, pasta. Per uso medico viene utilizzata anche in diverse patologie abbastanza gravi, come anche quelle tumorali, e quindi veramente tantissime cose. Una bella forte. Questa senza lavorazione, figura di intrecciata appena appena e lavorata, no? Non è facile da... La popolazione oggi sta iniziando a rialzare la testa e quindi, insomma, sta iniziando a reagire. Noi abbiamo reagito in questa maniera, no? Cioè, hanno provato a piegarci, sterminandoci, le pecore, le cose. Noi abbiamo reagito diversamente, quindi ci stiamo reinventando una nuova cosa, una cosa innovativa che, insomma, sta funzionando. Quando ci si reinventa, quando si ricomincia, poi inizia a far paura. Un futuro diverso è possibile, si può. Quello è quello che noi abbiamo voluto far capire alle persone, che si può avere un futuro diverso. Non bisogna piegarsi ai voleri di queste persone. Bisogna cercare, impegnarsi, un futuro diverso lo riusciamo ad ottenere, soprattutto in questa città. Quindi bisogna cambiare le cose, non bisogna rimanere fissi con lo sguardo solo da un lato. Guarda quanto è ampio questo campo, no? Se tu rimani a guardare solo là, guardi solo quel cespuglio ma non guardi tutti intorno le possibilità che ci sono, ti fissi su un cespuglio ma non guardi, invece tu devi spaziare, devi girare, devi fare, devi... e capisci che puoi fare tante altre cose, no? Questa è stata la molla, perché quando ci hanno abbattuto tutti gli animali, la prima reazione, uno dice che non posso fare più niente qua, prendo e me ne vado. Però noi siamo innamorati di questa terra, io ci sono nato qua, cioè ci sono nato proprio fisicamente. Che faccio? Mollo le mie origini, tradisco le mie origini? Non esiste proprio. Non esiste che io tradisco il luogo dove sono nato, cioè non avrei potuto più vivere serenamente per il resto della mia vita. Se molliamo tutti, alla fine vincono loro. E i nostri figli, i nostri, che lasciamo? Cioè un mondo di schifo che lasciamo. Un mondo senza speranza, no? Tutte persone che tristi, non gli ridai la speranza.
Invece così abbiamo ridato la speranza. Thank you.